Ben arrivati a tutti quelli che ci stanno ascoltando per una nuova puntata di Biblioboom. Un puntatone oggi. Puntatone. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno. Come al solito il podcast è il vodcast, in questo caso può essere visto e guardato a qualsiasi ora, sempre disponibile sul nostro canale YouTube, quello del comune di Sesto San Giovanni, che vede oramai una lunga playlist con le puntate di Biblioboom. Oggi orgoglioso e fiero di aver fatto questa scelta, Elios, un po' di tempo fa, di fare Biblioboom. Eh sì, avevamo iniziato così, quasi per caso ci siamo inventati questa cosa e di puntate oramai ne abbiamo fatte parecchie. E Francesco, cosa dici? Parliamo subito della puntata. Sì, perché oggi diciamo che abbiamo un'esterna, oggi nel senso che noi introduciamo e poi abbiamo un momento importante di letteratura, ma soprattutto di letteratura che sta andando alla grande in questo periodo, vero Elios? Assolutamente, Francesco. Oggi avremo la possibilità di intervistare uno degli scrittori che in questo momento sta vendendo milioni di libri in tutto il mondo. Stiamo parlando di, aspetta che però lo devo leggere, Toshikatsu Kawaguchi. Kawaguchi Toshikatsu, un grande giapponese che oggi abbiamo la possibilità di avere ai nostri microfoni grazie all'intervista di Paola Malcangio, che ogni tanto, sai, si presta alla nostra, come dire, ad intervistare per Biblioboom grandi personaggi. Ringraziamo anche Tarantola, che è la libreria che ospita il grande scrittore Elios. Siamo fieri di questa cosa. Assolutamente. Oggi sì, è davvero una puntata importante. Però prima di oggi possiamo dire passiamo la linea a sì, Paola oggi Malcangio. È proprio come se fosse un collegamento radiofonico. È vero, sì. Francesco, che però abbiamo detto il nome dell'autore, ma non abbiamo detto il suo ultimo grande successo, ovvero Quando il caffè è pronto. È l'ultimo dei suoi libri, il primo libro. Mi pare che fosse il primo, è Finché il caffè è caldo, che è stato forse il più oltre famoso. Oltre 1 milione di libri venduti in Italia. Assolutamente. Se non erro, sì. Poi in Italia soprattutto, magari poi Paola glielo chiederà il come mai, secondo lui, in Italia, l'Italia è uno dei paesi in cui ha più successo in assoluto. Quindi Francesco, allora dai, teniamoci, come dire, mandiamo immediatamente, non teniamo in sospeso i nostri amici di Biblioboom. Per noi finisce qui, ma attenzione perché lanciamo subito Paola Malcangio. Vai Elios. A te la linea, Paola, direttamente da Tarantola. Ciao a tutti. Ciao Paola, vai! Grazie Francesco, grazie Elios. Siamo qui oggi per parlare dei romanzi di Toshikatsu Kawaguchi, uno scrittore giapponese che ha venduto migliaia di copie con 5 romanzi che parlano di una caffetteria che si trova in centro a Tokyo. È una caffetteria molto speciale perché all'interno i clienti possono fare dei viaggi nel tempo. Per farlo però e tornare indietro a incontrare una persona cara con la quale abbiamo detto magari le parole sbagliate in un momento sbagliato, bisogna osservare molte regole. Vediamole insieme. Ecco le regole da rispettare per fare un viaggio nel passato. Le uniche persone che si possono incontrare nel passato sono quelle entrate in questa caffetteria. Qualunque cosa si faccia quando si è nel passato, non si può cambiare il presente. Un cliente è seduto sulla sedia che riporta nel passato. Questo significa che bisogna aspettare finché non si alza. Quando si arriva a destinazione, non bisogna alzarsi dalla sedia. Il viaggio comincia quando il caffè viene versato nella tazza e dura finché il caffè è caldo. Adesso bevo il mio caffè e chissà.
Eccoci nella libreria Tarantola con il nostro ospite, lo scrittore Toshikatsu Kawaguchi, per la presentazione del suo Quando il caffè è pronto, che è il quinto libro della serie della caffetteria più speciale del mondo, dove si beve un caffè ancora più speciale, perché grazie a questo caffè si possono fare viaggi nel tempo. Voglio chiedere al nostro ospite se può anticiparci qualcosa, senza dirci troppo, dei personaggi che andremo a incontrare in questo quinto romanzo. この 4 つのお話です。 Sono tre. Uno è un padre che non ha mai, non è riuscito a permettere alla figlia di un matrimonio. Il secondo è una donna che non è riuscita a dare un cioccolato a San Valentino all'uomo che ama. E terzo è un ragazzino che si trova in difficoltà tra i genitori che si separano. Quarto è una donna che doveva dare al suo figlio un nome al compagno, padre naturale di questo bambino. Grazie. E questi personaggi faranno un viaggio nel tempo, torneranno indietro, incontreranno la persona amata e cercheranno di dire meglio le parole che in passato non sono riusciti a dire nel modo giusto. Per fare questo ci sono delle regole che noi che amiamo questo libro e che abbiamo questa serie, l'abbiamo amata e l'abbiamo letta, ci sono molte regole che conosciamo e che lei nei suoi libri definisce irritanti. In particolare ce n'è una che è quella che tornando indietro si può incontrare la persona cara ma non si può cambiare il futuro. Molte persone allora non accettano di tornare indietro perché secondo loro non ne vale la pena. Però lei invece nei suoi libri scrive: certe cose cambiano anche se la realtà presente resta uguale. Io volevo chiederle, possiamo paragonare il viaggio nel passato a un viaggio all'interno di noi stessi, dove andiamo a guardare con una nuova luce una ferita che è ancora aperta? Hai. そうですね。もう本当にその言われてる通りで、やっぱりその、まあこれはあくまで、物語なので、その物語の中で実際にね、僕らが生きてて、過去に戻ることはできないんですけど、その過去に戻って実際に本当に会うことができたんだとしたら、きっとなんかいろんな心が変わると思うんですよね。やはりその1話、第1作目の、交通事故で、 妹を亡くした姉が、やはりその実際に亡くなった人に会うっていうのはすごくこうファンタジーではあるけれど、実際もしそうなったとしたらすごく心が大きく変わると僕は思ってますし、僕も亡くなった父にもし会えることができたら、なんかすごくこう、今の自分ももっともっとなんかいろんなこと考えていけるんじゃないかなっていうふうに思うので、実際に会うということ自体がすごく大きな影響を与えると思ってます。 Allora sì, esattamente come dice lei, sì, sono le storie e quindi in realtà nella vita nostra non si può tornare indietro nel passato, però solo il fatto di poter vedere una persona persa che se n'è andata, già il nostro cuore cambia. Quindi il primo capitolo del primo episodio, primo libro, una sorella perde una sorella minore, no? Per l'incidente stradale, però il fatto di poter rivederla cambia moltissimo. Infatti anch'io, se potessi vedere mio padre che è morto, mi è mancato, cambia molto. Quindi pensare a questa cosa cambia molto la nostra vita. Sì, aggiunge ancora, va bene? Sì. そういう、きっかけ、そういう話があったなって、
そういう話があったなっていう記憶を残すことによって、その現実にもし自分が、困難な時、苦しいなと思った時に、そういえば、ああいう物語があったって言って思い出して、そのいい方向へ行ける、そのきっかけになればいいなと思って、物語を作ってるので、そういう意味で言うと、先ほど言われた通りだと思います。Sì, perché noi, narratori, diciamo, di fiction, no? Di finzione, vorremmo creare una triga, una occasione per ricordare delle storie che fanno un compagno alle vite di ogni, le storie di ogni vita di ogni lettore, e così che un lettore incontra la difficoltà, si ricorda a un certo punto delle parole di Kawaguchi, no? Scritte nel libro. Così le cose andranno forse un pochino meglio. Così penso. Grazie. Lei ha venduto più di 1 milione di copie in Italia. Per quanto Italia e Giappone siano molto diversi sotto molti punti di vista, si è dato finalmente una risposta alla domanda che le fanno tutti: perché l'Italia la ama così tanto? Poi dico la mia da lettrice. Ok, chiedo. イタリアでいよいよ100万冊を、ね、超えられたということなんですね。で、イタリアと日本って非常に違うんですけれども、そろそろ成功した理由はおかわり、お分かりでしょうか。で、私の、ね、考えを言いますよ、その後ね。でも、いかがですか、はい、お分かりですか。いや、これはね、何度もいろんなところで聞かれるんですけど、本当にね、僕には分からないです。Io sinceramente non capisco tante volte, quante volte me lo chiedono, ma non capisco. Allora, io dico la mia. Secondo me, i lettori si possono riconoscere nei protagonisti, perché sono molto diversi, hanno storie diverse, quindi sicuramente ognuno di noi trova qualcosa della sua vita nei protagonisti. E secondo me c'è anche un'altra caratteristica dei suoi romanzi che io ho amato molto: lei tratta i sentimenti in una maniera molto molto delicata e con grandissima poesia, e forse è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. なるほど. いや、 2つ目に関してはとてもこう、言われてみて、あ、そういうことかと思うのは、僕はもともと演劇をやってましたので、その、頭の中に、その演者さんが表情なり何なり動いてる絵がはっきり見えてるので、それを文章化させてるので、おそらくそういう印象を与えたんじゃないかなと思います。Allora sì, convengo, diciamo così, al quarto, al secondo punto, come dice lei, io...prima di diventare romanzieri facevo tuttora e scrivo i pièce teatrali, no? Quindi nella mia mente compaiono prima di tutto le espressioni dei protagonisti, no? Personaggi, quindi io immagino l'espressione e poi da lì metto giù le frasi e quindi forse per questo dà questa impressione. Grazie. Ci dica che sta scrivendo il sesto libro. Allora ci diamo appuntamento l'anno prossimo, quando uscirà il sesto libro qui nella libreria Tarantola. Ringraziamo il nostro ospite, lo scrittore Toshikazu Kawaguchi, e ricordiamo a tutti che i libri, tutti i 5 libri della serie, sono disponibili nelle biblioteche di Sesto San Giovanni. Devo chiedere una cosa personale. È un caso che è un caso che la libreria, che la caffetteria sia alla fermata di Gimboccio, che è il quartiere delle librerie, quindi il quartiere dove ci sono le librerie dell'usato, il quartiere amato dai lettori e dagli scrittori. È un caso che la fermata sia proprio quella. ひらめきで、なんとなく神保町、僕、理由を考えずに、なんとなくこう、イメージで、音で、神保町っていう音で、いい場所だなと思って、でも確かに後から考えると、古本屋もあるし、いろんなお店、喫茶店も結構多いんですよ。で、喫茶店といっても日本の純喫茶って言われる、ちょっと昭和の初めの頃の、そういう喫茶店も多いので、
そういうイメージがあのこう先行して神保町になったんだと思います。はい。Allora sì, no perché ho avuto in, illuminazione di questa avere questo caffè dal suono Jinbocho mi piaceva okay. molto. Però in realtà se ci penso adesso, allora sì, forse ci sono tantissime librerie dei, dei libri usati, però anche le sale da tè. Da tè, sì, 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 molto sì. molto antiche, l'inizio dell'epoca di Showa, quindi un po' sì. demodè, ma molto rilassante, dove lui scrive, sì, sì, sì. scriveva, sì. sì, sì. Sì, grazie di cuore. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.